Eccoci qua, arrivati alla carrellata di titoli di serie TV in uscita a gennaio 2020. Sono tantissimi, no? Quindi dobbiamo fare in fretta, dobbiamo iniziare. Prima però fatemi salutare gli amici di nonsolo.tv, che è un network di informazione con il quale questo video è in collaborazione. Li trovate su internet, chiaramente su Instagram, su Facebook, insomma cercateli nonsolo.tv. Poi saluto anche voi gli amici del canale e iniziamo, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo con la carrellata. Queste oscure materie, in uscita il 1 gennaio 2020, in onda su Sky Atlantic ogni mercoledì sera. Di genere fantastico, avventura, adattamento della saga di romanzi firmata da Philip Pullman. Segue le vicende di Lyra, che vive al Jordan College di Oxford su richiesta di Lord Asriel, suo zio. L'incontro con la signora Coulter, donna affascinante senza scrupoli, cambierà per sempre la sua vita. Messia, in uscita il 1 gennaio 2020. Prima stagione distribuita sulla piattaforma streaming Netflix. Genere drammatico. Un uomo da forte carisma sta attirando intorno a sé un numero di seguaci sempre maggiore e guadagnandosi l'attenzione dei media internazionali. L'agente della CIA Eva Geller avvia un'indagine per scoprire l'identità di questo individuo, ritenuto dai suoi adepti capace di fare miracoli. Chiamatemi Anna, in uscita il 3 gennaio 2020, terza stagione, distribuita sulla piattaforma streaming Netflix, di genere drammatico. Adattamento del romanzo Anna dai capelli rossi sulle vicende di un'orfanella, che dopo aver vissuto un periodo affidata a varie famiglie problematiche, si ritrova adottata da due anziani fratelli. Dracula, in uscita il 4 gennaio 2020, prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, di genere drammatico horror. Cronaca del viaggio del conte Dracula dalla Transilvania a Londra, dagli autori di Sherlock, un adattamento di una delle più inquietanti e affascinanti figure dell'horror di tutti i tempi. The New Pope, in uscita il 10 gennaio 2020, in onda su Sky Atlantic, di genere drammatico, sequel della serie The Young Pope creata da Paolo Sorrentino nel 2016. Segue nuovi eventi che si svolgono nel Vaticano, stavolta con John Malkovich nei panni del protagonista. Threadstone, in uscita il 10 gennaio 2020. Prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video, di genere azione drammatico. L'action series è ambientata nello stesso mondo del franchise dedicato a Jason Bourne. Il progetto Threadstone è stato l'artefice della creazione della super spia Jason Bourne. Adesso sta pianificando un nuovo protocollo per creare degli assassini inarrestabili. Sex Education, in uscita l'11 gennaio 2020, seconda stagione distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, genere drammatico commedia. Commedia su un teenager ancora vergine che vive con sua madre, una terapista del sesso, e per questo ha una vasta conoscenza dell'argomento, anche se solo in maniera teorica. The Outsider, in uscita il 12 gennaio 2020, prima stagione in onda su HBO, genere drammatico thriller, serie TV in 10 episodi basata sull'omonimo romanzo di Stephen King. Racconta la storia di un anziano poliziotto e di un investigatore conosciuto per i suoi metodi poco ortodossi. Insieme i due uomini indagano sull'omicidio di un ragazzino trovato morto all'interno di una piccola comunità della Georgia. Avenue 5, in uscita il 19 gennaio 2020, prima stagione in onda su HBO, genere commedia fantascienza, con Hugh Laurie, ambientata 40 anni avanti nel futuro, e segue le vicende di una nave da astronave crociera
che viaggia nello spazio, chiamata per l'appunto Avenue 5. Star Trek Picard, in uscita il 24 gennaio 2020. Prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video, di genere drammatico fantascienza. La fine è solamente l'inizio e dopo aver abbandonato la flotta della Federazione dei Pianeti Uniti 15 anni prima, l'ammiraglio Jean-Luc Picard comincia un nuovo capitolo della sua vita. Ragnarok, in uscita il 31 gennaio 2020. Prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, di genere drammatico. Una piccola città norvegese sembra vivere eventi di portata eccezionale, inverni caldi, tremendi e improvvisi acquazzoni. Che si stia avvicinando il Ragnarok? Può qualcuno intervenire in tempo? Luna Nera, in uscita il 31 gennaio 2020. Prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, di genere drammatico fantastico. Italia, 17 secolo, in seguito alla morte di un neonato, Ade, una allevatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria. Trova rifugio in una comunità misteriosa nel bosco, ma si troverà di fronte a una scelta. E siamo arrivati alla fine di questa carrellata lunga. Ho dovuto anche tagliare alcuni titoli perché ce ne sono veramente tanti in uscita in questo gennaio 2020. A proposito, faccio gli auguri di buon anno agli amici del mio canale YouTube, ma anche agli amici di nonsolo.tv. Vi raccomando di andare a cercarli un po' nella rete, anche su Instagram. Io vi do appuntamento ad un prossimo video e ci vediamo prestissimo qui sul canale Spacciatore Seriale. Ciao!